Per il decimo anno consecutivo ritorna a organizzarsi a Mazara del Vallo Blue Sea Land, l'Expo della pesca del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente, che quest'anno si svolgerà dal 27 al 31 di ottobre. Più di 40 convegni, 4 vaste aree espositive, workshop e una trentina di cooking show aperti al pubblico. Un grande evento che animerà il centro storico di Mazara del Vallo. Si tratta della prima edizione in presenza dopo il 2020, l'anno in cui si è diffusa la pandemia. L'edizione scorsa, infatti, si era interamente svolta soltanto online. A organizzare Blue Sea Land, il distretto della pesca e della crescita blu COSVAP e il centro di competenza distrettuale e osservatorio della pesca mediterranea, con il sostegno di alcuni ministeri, della regione siciliana, dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, del Formez e del comune di Mazara del Vallo. Per la sua grande valenza tecnico-scientifica e culturale, la manifestazione prevede anche la partecipazione di numerose ambasciate straniere. Esponenti del mondo diplomatico, politico e accademico, delle istituzioni e delle imprese discuteranno insieme sul tema centrale che fa da filo conduttore a tutta la kermesse: il Mediterraneo è uno, scelte sostenibili per la ripartenza. Non poteva esserci titolo migliore per la decima edizione, il Mediterraneo. Il Mediterraneo, diciamo, rappresenta un po' la sintesi della nostra azione politica amministrativa applicata al mondo dell'agroalimentare e della pesca in particolare. Perché, come dicevo nel mio intervento, il Mediterraneo non è periferia del mondo, ma è la porta d'ingresso di questo mondo arabo in Europa. E quindi noi siamo protagonisti. Allora, se riusciamo, e Brusilendi in questo senso può aiutarci a fare sintesi tra i diversi attori di tutto questo ragionamento politico-economico, sono convinto che noi riusciremo ad assicurare, tramite la pesca in primis, ma l'agroalimentare in generale, che arriverà anche poi a uno sviluppo turistico, futuro e benessere ai siciliani. Intanto il Brusilendi parla, mette a focus tutta la filiera ittica siciliana, quindi non solo la pesca, ma anche la trasformazione di ogni tipo e poi anche l'acquacoltura. E lì, secondo noi, noi abbiamo motivo di poter spendere qualche parola in più e di poter avere maggiore forza per riuscire a intraprendere dei percorsi virtuosi di cooperazione con i paesi della sponda sud del Mediterraneo. Ma noi già da anni parliamo di Mediterraneo allargato, tant'è che anche quest'anno avremo la presenza di paesi dell'area subsahariana. Attraverso eventi così importanti quale il Blue Sea Land, che spero e mi auguro a partire da quest'anno, dopo ovviamente questo momento così difficile che abbiamo attraversato, ma l'intero pianeta ha attraversato attraverso le difficoltà che ci sono state con la pandemia, si possa ripartire. E la cosa importante che io ho notato in questa conferenza stampa è la sinergia fra le istituzioni, sia dal punto di vista di governo che regionale, ma ovviamente con la piena disponibilità del governo locale, quale l'amministrazione, capeggiata dal sindaco Quingi, a sostenere con forza questo evento, perché il prossimo anno, sperando ovviamente che si normalizzi, Mazara diventi veramente il centro del Mediterraneo, mettendo assieme tutti i paesi del Nord Africa attorno a un tavolo per discutere ovviamente di problematiche inerenti alla pesca e non soltanto la pesca.